Oh ragazzi, ci siamo pronti per iniziare una nuova puntata di Una Montagna di Film, uno dei format che più insomma apprezzate e preferite su questo canale, in cui insieme a voi spacchetto, no? Le nuove cose che mi sono arrivate, i nuovi film, ma non solo. Preannuncio che sarà una puntata un po' monotematica. Non pensiate in questa puntata di trovare insomma film di vario tipo a 360 gradi, perché la maggior parte di essi faranno parte di una saga supereroistica. Voi sapete che io amo i film sui supereroi e questa saga, ancora a parte poche pellicole, mi mancava in collezione, quindi ho iniziato a comprare film di tale saga, non ancora tutti, però sappiate che in questi pacchi prevalentemente troverete i film di questa saga supereroistica, che ancora non vi rivelo quale sia. Anzi, facciamo un gioco: ancora prima di iniziare a spacchettarli, voi che state guardando il video, commentate qua sotto la prima saga supereroistica che vi viene in mente, poi vediamo chi ci ha azzeccato di voi. Fatto sta che mi sono detto: che fare? Aspettare di comprare altri film per poi fare un video dove insomma si varia di genere in genere? Lì per lì un po' ero convinto di fare questa cosa, però poi i pacchi cominciavano ad accumularsi. Per di più volevo aprirli perché ho voglia di rivedere il tutto, quindi aspettare ancora di più. Poi magari se c'è un qualcosa anche di insoddisfacente, di rotto così via, avrei dovuto fare il reso, quindi non potevo più aspettare. Quindi accontentatevi di un episodio più monotematico, anzi ditemi grazie che vi ho comunque reso partecipi di questa nuova apertura. Ma prima di aprire questi bei pacchetti, voglio consigliarvi un libro. Se nello scorso video vi ho parlato del libro di Giorgio Panariello, stavolta voglio parlarvi del libro di Carlo Verdone, il nuovo libro del grande Carlo Verdone, La carezza della memoria, un libro che comunque racconta tanti aneddoti della vita di Carlo, tanti ricordi, tante memorie proprio della vita del grande Carlo, che dopo la casa sopra i portici torna con La carezza della memoria. Un libro che devo ancora leggere, ma ho letto molte interviste a Carlo, ho visto varie video interviste a Carlo, e dopo La casa sopra i portici, libro che ho e che mi è piaciuto tantissimo, sono curiosissimo di leggere questo nuovo libro edito da Bompiani, che sicuramente saprà emozionarmi, saprà colpirmi e saprà stupirmi con la delicatezza che contraddistingue sempre il grande Carlo Verdone, attendendo il suo nuovo film che uscirà su Prime Video e che io ho già avuto la fortuna di vedere in sala lo scorso anno in anteprima, e di cui troverete la recensione sul canale ormai già da più di un anno. Quindi La carezza della memoria, anche se non l'ho letto, ovviamente ne dovevo parlare. Detto ciò, iniziamo con i pacchi. Da quale possiamo iniziare? Iniziamo da questo. Iniziamo da questo. Ho con me un coltello utilissimo per aprire i pacchetti e per grattarsi la schiena. Poi, se insomma avanza tempo, anche per mangiare e tagliare le cose. Allora, non è servito neanche il coltello. Cosa abbiamo qua? Cosa abbiamo qua? Ecco, qua ovviamente c'è uno di quei film di questa saga di cui vi stavo parlando. Vediamo se avete indovinato, perché io vi mostro qual è questo film, e quindi voi già potreste dire: ci ho indovinato, non ci ho indovinato, bam 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 bam, Logan. E quindi avrete capito che ovviamente si sta parlando della saga dei Fantastici 4, i Fantastici 4, i Fantastici 4 e Silver Surfer. Quindi, ovviamente scherzo, Logan The Wolverine, questo film di James Mangold che ho amato, che ho visto al cinema e che ancora mi mancava in collezione, mi mancava originale. E porca di quella, è rotto, dietro è rotto, ma che si può partire così? Ma che si potrà partire così? Maremma assassinata. Dietro c'è un taglietto, nemmeno male. Vedete, ho fatto bene ad aprire. Vedete, ho fatto bene ad aprire, altrimenti. Dietro qua c'è proprio un buco nella plastica. Era il film proprio più contenuti speciali, ma c'è un buco nella plastica. Quindi, guardate un po', non so se si nota, c'è proprio un bel buco nella plastica. Ecco qua. Ecco qua. E secondo voi a me una cosa del genere va bene? Assolutamente no. Quindi, caro il mio collezionista, il reso è in vista. Ma se si potrà partire così? Maremma sbrilluccicosa. Quindi, ovviamente, qua
Si va di reso e poi nella prossima puntata vi aggiornerò su come è andata la faccenda, però questo mia, si potrà partire così. Quindi si inizia già con una delusione, toh, e io te lo riporto indietro. Primo cartone si mette lì. Qua cosa abbiamo? Qua cosa abbiamo? Qua abbiamo, ecco ragazzi, qua abbiamo invece un film di William Castle, Gli occhi degli altri. Questo film qua, con John Crawford, John Ireland, è un film che ho scoperto proprio ultimamente, po proprio poco prima di acquistarlo, perché insomma, sapete che io amo Scream, l'ho recensita tutta la saga, ho fatto delle live al riguardo e stavo cercando quei film anche a cui Scream, no? E proprio esplicitamente o più alla lontana si era ispirato. E in questo caso, leggendo la trama, sono rimasto molto colpito perché di William Castle purtroppo non ho visto molto, però vi leggo la trama e sentite un po', eh. Libby, una ragazzina lasciata in casa da sola dai genitori con la sorellina e un'amica, si diverte a fare scherzi telefonici importunando persone pescate a caso nell'elenco telefonico. La frase che la ragazza ripete è: "Ho visto quello che hai fatto e so chi sei." Il gioco sembra andare avanti tranquillamente finché a ricevere la telefonata non è Steve, che ha ucciso la moglie. L'uomo crede di essere stato scoperto e rivolge i suoi sospetti verso una sconosciuta che crede nemica. Notevole pellicola diretta da Castle con garbo e con tensione in crescendo, resa particolarmente efficace grazie alle scenografie e alla ricostruzione d'ambienti nebbiosi. E sinceramente, no, sapete che in Scream il telefono è fondamentale. Sapete proprio quanto Ghostface si divertisse al telefono. Questo è un film che si basa sugli scherzi telefonici. È un film che è tratto comunque da un romanzo di Ursula Curtis, Blood of the Dark. E sinceramente, da quando ho letto la trama la prima volta, ho detto: questo film lo devo avere in collezione. E quindi l'ho acquistato perché voglio vedere qualsiasi cosa sia stata di ispirazione per Scream, quindi Gli occhi degli altri, un film in bianco e nero, non poteva mancare nella mia collezione. Un film del 1965, se non erro, quindi un film proprio vecchio, è stato fatto anche un remake televisivo. Comunque, Gli occhi degli altri, apriamo anche per vedere che dentro sia tutto a posto, todos a posto. Vediamo nu poco. Allora, ok, sì, fortunatamente qua è tutto integro, ormai c'è sempre da avere il timore, ma meno male, stavolta non ci sono stati problemi. Guardiamo con... Ecco, abbiamo... Va bene, ormai sono pignolo. Va bene, sì, si chiude un po' male, ma vabbè, perché sono cose vecchie. Apriamo quest'altro pacchetto e qua invece ci sarà uno di quegli altri film di questa saga supereroistica. Qua abbiamo X-Men Apocalisse, X-Men Apocalisse, uno dei film degli X-Men tra i più criticati, tra i più, insomma, trattati male, tra i più deludenti per tanti. Sinceramente, quando lo vidi al cinema mi piacque, l'ho rivisto poi un'altra volta e continuò a piacermi. Lo dovrei rivedere perché sono anni che non lo riguardo, ma comunque, bello brutto che sia, nella mia collezione non poteva mancare, perché proprio sto facendo la collezione dei film sugli X-Men, e quindi secondo voi poteva mancare X-Men Apocalisse? No, non poteva mancare, quindi eccolo qua. Con tanto di bei contenuti speciali, X-Men Apocalypse. A voi è piaciuto X-Men Apocalypse? Fatemi sapere. Comunque, questo non poteva mancare nella mia collezione. Madonna, se ripenso a Logan, ma perché? Ma perché non possono stare attenti quando portano i pacchetti? Vabbè. E poi invece qua abbiamo un altro pacchetto, stavolta non da Amazon, bensì questo pacchetto l'ho comprato da un venditore esterno su IBS. E voi mi chiederete perché, se questi tre film si trovano in commercio, questi tre film che adesso vi mostrerò, li hai comprati su IBS addirittura da un venditore esterno? Ve lo dico subito, perché in questo bel pacchetto abbiamo il primo X-Men, abbiamo X-Men 2 e poi abbiamo X-Men Conflitto Finale. E voi mi potreste dire: sì, ma Paolo, sono film che si trovano tranquillamente su Amazon, li potevi comprare senza alcuna spesa di spedizione con Prime. E io vi direi: è vero, ma non avrei avuto questa bella edizione per ogni film con due Blu-ray in ogni pacchetto. Perché parliamoci chiaro, questa è una delle prime versioni che uscì quando proprio uscirono i Blu-ray. Adesso è difficilissimo trovare i primi tre film degli X-Men nell'edizione doppio Blu-ray.
C'è per ogni film abbiamo due Blu-ray ricchi, stracolmi di contenuti speciali. Adesso vi faccio vedere. Se io mi fossi accontentato dell'edizione Amazon o quella di DVD Store, avrei trovato solamente un disco solo. Invece, da questo venditore, che tra l'altro nel caso foste interessati mi contattate in privato e vi comunico anche quale sia, da questo venditore io posso avere un'edizione ormai quasi fuori catalogo ovunque, un'edizione che non si trova da nessuna parte se non spendendo un sacco di soldi. Invece vi dico solo che questi li ho pagati 5,90 euro l'uno, quindi veramente pochissimi, e abbiamo un sacco di contenuti speciali. Disco 1 con già dei contenuti extra, perché nel disco 1 già ci sono le scene tagliate ed estese e tanto altro, e nel disco 2 ore e ore di documentari, di contenuti speciali, quindi non vedo l'ora di vederli. Se io inizio una saga, cioè quella degli X-Men, non posso che avere il tutto al meglio. Quindi X-Men il primo, poi abbiamo il secondo X-Men che comunque apriamo sempre con voi. Vedete anche la professionalità del venditore che lo manda proprio in celofanato. Ora qua non lo vedete, ma comunque c'è proprio il celofan dentro quando uno ha cura dei prodotti che vende. Vabbè, comunque X-Men 2, uno dei film che più amo della saga degli X-Men, sempre a due dischi, è sempre il solito giochino: disco 1 film con contenuti speciali, disco 2 un disco appositamente ricolmo di contenuti extra in più. E poi X-Men Conflitto Finale, uno dei più deboli della saga, ma che comunque non poteva mancare nella mia collezione. Guardiamo insieme. Oh, maremma! Ehi, non facciamo scherzi, eh. Quando apro e cascano i Blu-ray è vilipendio allo stato. Ecco qua. Sempre disco 1 film, conflitto finale, disco 2 tanti, 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 ma che dico tanti, tanti contenuti extra. Quindi X-Men 1, X-Men 2 e X-Men 3. Ma vediamo un po' cosa abbiamo da quest'altra parte. Da quest'altra parte, cosa abbiamo, cosa abbiamo? Magari qualcosa ancora degli X-Men, eh? Chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa? E qui abbiamo uno dei miei preferiti degli X-Men. Abbiamo X-Men Giorni di un futuro passato, The Rogue Cut. Perché, come ben saprete, esiste la versione cinematografica e poi esiste la Rogue Cut che dura molto di più, che sicuramente rende il film ancora più bello. Uno dei miei preferiti, se non il mio preferito della saga, non il mio preferito della saga, perché I giorni di un futuro passato mi piace ancor più di Logan. È un film che proprio amo alla follia, edizione due dischi. Nel disco 1 c'è la versione cinematografica originale e la versione The Rock Cut, e nel disco 2 tantissimi contenuti speciali. Quindi ovviamente non poteva mancarmi anche questo film di una saga che amo, ma che purtroppo poi è andata a rovinarsi con l'ultimo, cioè la saga non è che si rovina, però l'ultimo capitolo di tale saga, mamma mia, X-Men, The Dark Phoenix, caspita. Vi dico solo che della saga degli X-Men avevo originale in Blu-ray solo Le origini di Wolverine, sempre edizione 2 Blu-ray, comprata proprio ai tempi in cui uscì il film. E poi qua abbiamo come ultimo pacchetto X-Men L'immortale, Wolverine l'immortale, in questa edizione Blu-ray 3D più Blu-ray Extended Edition, questa bella edizione, tra l'altro scontatissima su Amazon. Cioè, quando ho visto il prezzo veniva tipo 6 euro, ho detto vabbè, 3D più, è vero che il 3D non tira più, però insomma questa bella edizione qua, solo 6 euro, quindi stateci attenti anche alle offerte, perché cioè è vero che potreste comprarvi il cofanetto e con 9,90 avreste X-Men 1, 2 e 3, però edizione un disco senza contenuti speciali se vi accontentate solo del film. Se no, insomma, se spendete un po' di più avrete a ottimi prezzi queste bellissime edizioni. Cioè, qua c'è la custodia cartonata, molto bella, con l'Extended Edition e il finale alternativo che non ho mai visto addirittura, e i contenuti speciali, sia edizione cinematografica che Extended, finale alternativo, contenuti in Blu-ray. Nel secondo Blu-ray poi di altre ore. Ecco qua, guardate un po' che bello. Blu-ray 3D, Blu-ray normale e disco di contenuti speciali. E quindi che posso dire, ragazzi? Oggi ve l'avevo detto che sarebbe stata una puntata più monotematica. È andato tutto bene tranne che per Logan. Peccato, peccato, peccato. Però che ci volete fare? È andata così. Quindi facciamo un rapido riepilogo. Alla fine abbiamo Wolverine, l'immortale,
Abbiamo X-Men, Giorni di un futuro passato, The Rogue Cut. Abbiamo X-Men, Conflitto finale. Abbiamo X-Men 2, queste edizioni pregevoli, ripeto, quasi fuori catalogo. Abbiamo X e poi Men. Abbiamo X-Men Apocalisse. Abbiamo Gli occhi degli altri di William Castle. E poi abbiamo Logan, ma che avrò per poco perché lo cambierò. Abbiamo anche il libro del mio amato Carlo Verdone. E quindi ecco un po' le cose di cui ho voluto parlarvi oggi. Nella prossima puntata prometto di essere un po' più trasversale. Detto ciò, che dire, ormai in collezione degli X-Men, quindi mi manca solo Dark Phoenix, purtroppo, quel film che dovrò avere in collezione per completarla. Mi manca X-Men, Logan che mi riarriverà e i due Deadpool. E poi ho praticamente tutto, così su due piedi mi sembra di aver collezionato. Ah no, X-Men l'inizio ovviamente mi manca anche. Quindi due Deadpool, X-Men l'inizio e Logan. Mi mancano questi quattro film e li acquisterò al più presto. Detto ciò ragazzi, fatemi sapere se vi sono piaciuti i miei acquisti, se li avete anche voi, fatemi sapere cosa ne pensate. E detto ciò vi attendo nei commenti, vi ricordo anche che potreste abbonarvi al canale e abbonandovi ricevereste in cambio tanti 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 contenuti extra, quindi ovviamente non perdetevi questa occasione, ma seguitemi anche sulle mie pagine social perché ovviamente potreste restare aggiornati su tutte le cose che ho fatto. Prima di chiudere questo video ci tengo a dirvi che è uscito un video in collaborazione col mio amico e collega Andrea Boggione dove ci siamo confrontati sul cinema di Robert Rodriguez versus Eli Roth. Io ho parlato di Eli Roth e lui ha parlato di Robert Rodriguez. Vi lascio il link qua sotto, non perdetevelo. Un caro saluto, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Fermi, fermi, fermi. Mi sono dimenticato di dirvi una cosa. Ora voi direte, caspita, ti sei dimenticato di dirci una cosa e ti è andata via la barba e hai cambiato vestiti. No, in realtà ho girato il video di una montagna di film 4-5 giorni fa. Ho aspettato a montarlo e a caricarlo su YouTube per far sì che mi arrivasse il reso di Logan. Vi ricordate che era rotto e quindi ho detto che mi costa aspettare qualche giorno. Ho fatto il reso e quindi questo è un paccone per un film solo, però questo è diciamo il nuovo pacchetto dove dentro c'è proprio Logan. Vediamo se questa volta è insomma integro, perché ho detto perché dover aspettare il prossimo episodio di una montagna di film per allora ce la farò per comunicare ai miei iscritti se mi fosse stato mandato funzionante stavolta integro oppure no. Aspettiamo qualche giorno, tanto il reso di Amazon è velocissimo. Questo sì che è perfetto, questo è perfetto, non c'è nemmeno un graffio, quindi cioè alla fine ho voluto fare questo breve video aggiunto per farvi capire che ce l'abbiamo fatto, l'antico film andava portato in salvo e noi ce l'abbiamo fatta. Quindi Logan the Wolverine, eccolo qua. Ehi, si chiude? Non si chiude bene, sta a vedere se c'è un problema anche questo, eh. Non capisco perché non si chiuda. Resta aperto. Sta a vedere se c'è un problema anche questo, e resta aperto. Beh. E vabbè, si vede che è destino. Maremma cinghiala. Vabbè ragazzi, si è chiuso? No, e resta un po' aperto. E che ci posso fare? E ragazzi, il video ora lo finisco. Che faccio, race un'altra volta? Ma sì. Vabbè, comunque questo è integro, tranne che non si chiude. Resta aperto. Alla prossima. Ciao. Maremma cinghiala. È passato un altro giorno. Ho fatto un ennesimo reso. Sì, lo so, sarò fissato, ma se non è perfetto, io il film non lo tengo. È arrivato il nuovo pacchetto. La prima volta un taglio nella plastica e nella carta. La seconda volta non si chiudeva la custodia. Questa fottuta volta andrà bene. Il Blu-ray di Logan The Wolverine, oppure nuovamente dovrò restituirlo per la terza volta. Ormai ragazzi ho perso la speranza. Bellissimo però, una montagna di film che non finisce mai, con l'ultimo film
che continuo a riordinare e rimandare indietro, riordinare e rimandare indietro. Vediamo un po', lo so che magari tanti di voi l'avrebbero tenuto anche rotto, con me no. Oi, vediamo un poco. Caro Logan, questo dovrebbe essere, allora, custodia intatta, tutto a posto. Questa volta, se io lo provo a chiudere, si chiude. Eureka, fermi tutti, questa volta è perfetto. Alla terza volta è perfetto, finalmente posso montare il video, finalmente posso caricarlo. Voi vedete tutto, vedrete tutto in un attimo, però cioè io questo video lo sto facendo da oltre una settimana. Ah, meno male ragazzi, quindi vi saluto, per questa volta è tutto e mamma mia, è stata dura, ma ce l'abbiamo fatto e ce l'abbiamo fatta. Tra l'altro devo ancora riportare quello vecchio, perché ho fatto il reso, mi è arrivato quello nuovo, ma non ho ancora riportato quello vecchio, quindi pensate un po' voi. Fatto sta che è andata, vi saluto ragazzi, ciao ciao.